Buongiorno, buongiorno damine e damini, buongiorno e buon giovedì 19 ottobre. Piccola parentesi e poi chiudo il discorso. Allora, io vi voglio dimostrare quanto la gente che mi attacca, che attacca Calogero, attacca me, in realtà non capisce neanche ciò che legge. Ed è scritto in italiano, non in inglese o in francese o in cinese. Posso capire se è scritto in inglese, in francese, cioè nelle lingue che bene o male si studiano, no, a scuola e si conoscono più di altre, ma se fosse stato scritto, non è stato scritto in cinese, ma nella tua madrelingua. E sto parlando di vodka. Ok, Calogero gli scrive un commento sotto al suo video: "Buongiorno, pausa caffè, trincia, ma proprio te parli. Che dove vodka continua ancora a mettere la mia faccia", ma io già mi sono ho già fatto quello che dovevo fare nella realtà, quindi non mi interessa. Però Calogero ha voluto dare questo, ha voluto scrivere questo commento che io vi leggo. Allora, complimenti vodka, vedo che nutri piacere nel deridere gli altri. D'altronde sei una persona che si accontenta di poco nella vita, trovi piacere nel deridere persone che nemmeno conosci. Ma se questo per te è un modo, uno svincolo per sfuggire ai tuoi problemi o alla tua vita quotidiana, sono lieto di assecondare la tua perversione. Vodka, da persona che si ritiene intelligente, ha scritto, e ci ha messo un cuoricino a sto commento, ha scritto: "Grazie per l'autorizzazione". Ora io mi chiedo, Vodka, ti rendi conto a che, cioè, tu rispondi grazie per l'autorizzazione? Qua Calogero ti sta scrivendo che tu hai dei problemi cioè questo deridere le persone, Calogero ti ha scritto, per te è un modo per sfuggire a dei problemi che hai nella vita reale, no? E quindi, deridendo gli altri, diffamando gli altri, raccontando cazzate sugli altri, tu in qualche modo eviti i problemi che hai nella vita. Forse hai problemi nel relazionarti con le persone, o problemi di altro genere, perché una persona che si presenta su YouTube perculando, deridendo, e denigrando gli altri, su cose anche pesantemente e non vere, ha seri problemi. Il fatto che tu non ti mostri mai in faccia e non hai il coraggio di dirle con la tua faccia queste cose, già dice tanto. Quindi ti rendi conto che Calogero ti ha detto che tu hai problemi a rapportarti con le persone al di fuori di YouTube, hai qualche problema di socializzazione, hai qualche problema comunque che puoi soltanto superare e svincolarti da questo problema deridendo e denigrando le persone su YouTube. E tu gli vai a scrivere grazie per l'autorizzazione? Dare l'autorizzazione ad una persona si dà in un altro modo, no? Nessuno, né Chiara D'Alessandro né io ti abbiamo dato l'autorizzazione, soprattutto io, perché tu di me stai solo inventando, perché vuoi parlare di me, caro Vodka, puoi farlo tranquillamente, ma devi parlare su quello che io pubblico. Non su inventarti che io, anzi inventarvi perché siete tutti d'accordo, inventarvi che il diploma di Calogero è falso. Lo potete dire soltanto dopo esservi accertati di quello che dite. Io vi posso dare tranquillamente anche la scuola. C'è scritto Istituto Tecnico Professionale Rico Fermi. Giusto? Avete il nome e il cognome di Calogero, l'anno è il 1990-93, giusto? L'Istituto Fermi, a dove? Calò a Palermo? Agrigento, giusto? Ecco, telefonate e chiedete se il signor Giordano Calogero si è diplomato al loro istituto nel 90-93. Ok? Solo allora potrete dire che questo diploma è falso, non prima, perché soltanto per inventarvi qualcosa, Vodka, ma ripeto,
quello che ha scritto Calogero e tu sotto gli hai scritto grazie per l'autorizzazione, è come se Calogero ti dicesse le mie parole valgono come quando porto le cose che lascia, la merda che lascia il mio cane quando lo porta a spasso. Tu in quella frase se ci avessi il coraggio di dire grazie caro e metterci il cuoricino, cioè ma te rendi conto? Ma chi è più ignorante? Chi ti viene dietro? Quando devi fare questo genere di fallo con la tua faccia? Non hai il coraggio neanche di mostrarti con la tua No, faccia. era comune che stava. Tu dici, ah, per privacy. Sì, ma quando tu ti inventi cazzate sulle persone e diffami le persone con le cazzate, ci devi mettere la faccia, perché così non sei credibile. Tu la faccia non ce la metti, ma tanto la conosciamo tutti e nessuno ce la mette, perché sa benissimo che sta commettendo un reato e non vuole essere riconosciuto come il fake che mandi sul mio canale. Ma io ti rileggo il commento, quindi prima di mettere, ah, ma io l'autorizzazione, cioè grazie per l'autorizzazione, no, Calogero non ti ha dato un'autorizzazione qua, leggi bene, Calogero ha detto tu non sei normale e i normali, i pazzi si assecondano, questo ti ha detto, leggi bene, complimenti vodka, vedo che nutri piacere nel deridere gli altri, d'altronde sei una persona che si accontenta di poco nella vita, ma trovi piacere nel deridere persone che nemmeno conosci. Ti ha scritto, sei una persona che si accontenta di poco nella vita, trovi piacere nel deridere persone che nemmeno conosci. Ma se questo, deridere le persone e ti accontentarsi di poco, deridendo persone che non conosci, per te è un modo, uno svincolo per sfuggire ai tuoi problemi o alla tua vita quotidiana, sono lieto di assecondare la tua perversione. Cioè, ti ha detto, tu non sei normale. Quindi tu non sei normale e io da secondo. Non è dare un'autorizzazione. Vodka, informati. Dare un'autorizzazione significa scrivere: io, Giordano Calogero Maria, autorizzo il signor Vodka a deridermi, a diffamarmi e inventarsi cavolate su di me. Allora lì la tua risposta è giusta. Grazie per Ma l'autorizzazione. Ma qua hai fatto la classica figura di merda che manco la tua stessa lingua, capisci? Voi non siete capaci neanche di leggervi e ragionare e come si dice? No, e sapere interpretare un semplice commento. Grazie per l'autorizzazione. semmai grazie per il pensiero. Ma neanche. Mostrati con la tua faccia, perché io sul mio canale, la mia vita privata, la mia casa, non la vedi. Cioè, tu puoi solo inventare bla 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 come fanno tutti gli altri. E se pensi che io manda, che adesso hanno mandato avanti te pensando che io sbrocco, no, no, perché io a differenza vostra ho più cervello e non mi metto a incazzarmi per cose non vere. No, basta la semplice frase per dire Ecco, persona. infatti, basta una semplice frase per far capire ai tuoi utenti e agli altri che persona sei. Perché scrivere grazie per l'autorizzazione e io lo metto qua prima che il signorino lo cancella e leggete cosa ha risposto Volta. Grazie per l'autorizzazione. Che poi tra l'altro anche l'altro essere viscido che hai vicino, perché anche Andrea Petreni è viscido. Perché io finora sono stata zitta, però una persona con la sua posizione nel reale, e lui sa di che cosa parlo, che fa certe cosette su YouTube, assecondando te, solo per avere attenzione e importanza, mi dà l'impressione che di tutto quello che mi ha raccontato sulla sua vita reale, Non è vero. non è vero nulla. Perché chi ha responsabilità del genere che ha lui, non si mette appresso a ste cose perché rischia di perdere nella vita reale. Quindi, cioè, voi ci avete tutto da perdere, noi no. Noi no. Comunque, detto questo, chiuso argomento, vuoi continuare? Io non te lo consento, infatti ho già fatto i miei passi. Calogero li farà presso a me, continua. Che ti devo dire? Non è che, siccome non siete riusciti a buttarmi giù il canale con quelle false segnalazioni di copyright, state cercando di buttarmelo giù per molestia e bullismo? No, non esiste. Non esiste. Come si dice? Fatemi una ragione. Io ci sarò sempre e comunque.
Perché potete chiudermi il canale, potete fare quello, ma la bocca non me la Ci chiudete. sono Anzi, altri canali. se continuate, cominciate ad aprirla, cominciando proprio da Vodka e Andrea Petreni. Ma io non mi abbasso ai vostri livelli, però se mi costringete me le tirate fuori dalla bocca. Detto questo, vi auguro una buona giornata e mi raccomando, fate bravi, eh. Vodka, io ti consiglio di leggere il commento che ti ha scritto Calogero e De Capillo e di cancellare la risposta che hai data perché stai a fare una figura di merda, eh? Cioè, voglio dire, buona giornata.